Mirko Drudi diceva, Massimo Profeta da studio, io stracondivido che soprattutto nel secondo tempo hai giganteggiato nel reparto arretrato. Oh, grazie, ma io penso che abbiamo fatto tutti una grande partita oggi. Non era semplice contro un avversario che ci ha creato delle difficoltà. Quindi siamo contenti, dai. Secondo me è stata la partita dove avete concesso meno agli avversari come numero di palle gol, come numero di opportunità in questo inizio stagione, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. È chiaro che stiamo cercando il nostro equilibrio. E giocare così è evidente che magari riesci, cioè, concedi qualcosina, però dobbiamo cercare col lavoro in settimana di trovare il nostro equilibrio. E piano piano sono sicuro che lo troveremo. Io non ti chiedo con chi ti trovi meglio, lungi da me, ti chiedo solo tecnicamente e tatticamente cosa cambia con due esterni adattati a fasce centrali. Intanto è andata via la luce, torna la luce, sì, piano piano sta tornando, eccola qui, è tornata. Dicevamo, cosa cambia con due terzini adattati a fari centrali come Frascatore e Cancellotti, oppure due difensori veri come Illanes e Ingrosso, non chi preferisci, cosa solo cambia? No, cambia che se avete visto nelle prime partite molte volte i due terzi arrivavano quasi fino in fondo, no? O anche a mettere la palla, e eravamo leggermente più offensivi, ecco, se vogliamo così. È chiaro che con due difensori puri siamo un pochino più coperti, ma sono caratteristiche. Io mi sono trovato benissimo con tutti, secondo me abbiamo fatto bene anche le partite prima. È chiaro che essendo all'inizio, con un modo nuovo di interpretare, qualcosina possiamo concedere. Ecco. Ti chiedo l'ultima cosa e ti lasciamo, Mirko. Pescara primo in classifica, ma soprattutto a mio giudizio nel secondo tempo di oggi, prima prova veramente super convincente della squadra. Sì, sì, sono d'accordo, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e anche il primo, secondo me, a parte l'inizio, i primi 15-20 minuti, dove ci dobbiamo adattare un po' al loro ritmo. E io sono convinto che se mettiamo lo stesso ritmo degli altri, poi le qualità tecniche vengono fuori. E... A proposito, sul gol subito, il quarto o quinto che dir si voglia deve fare una scalatura diversa? Bisogna che lo rivediamo, perché dal campo è difficile, però eravamo schierati e... Non va bene. Peccato.